siamo alla Toscana in Bocca, buonasera, siamo il nostro chef del Carbonide, uno degli esercizi presenti a questa manifestazione, e abbiamo anche due critici enogastronomici d'eccezione. D'eccezione perché sono due clienti normali e quindi secondo me chi è il miglior critico di un cliente normale per un ristoratore? Nessuno. L'importante è che parlino, che dicono quello che pensano. Senti, intanto che loro stanno degustando i piatti, che piatti gli hai servito? Allora abbiamo, partiamo dall'antipasto, piatto freddo, la terrina di fegatini e un patè. È la rivisitazione del patè classico toscano ed è accompagnato con una chutney di mele e cipolle che comunque va a ripulire il gusto del fegato che è, pur essendosi delicato e anche grasso, però ci sta bene il connubio. Il secondo piatto è l'anatra all'arancia, è una coscia cotta a bassa temperatura con fondo di cottura, riduzione di arance, tanti profumi, timo, maggiorana, cotta per diverse ore lentamente, viene molto morbida, si stacca bene dall'osso. Le anatre sono buone, sono di Serravalle. Ecco, ma la domanda è, tutto quello che ha decantato il nostro chef, voi l'avete ritrovato? Assolutamente sì. La bassa temperatura ha consentito una morbidezza dell'anatra spettacolare. Sì, facciamo tutto noi, non, cioè, questo ci tengo molto a dirlo, sì. E questo è un piatto che avete in menù al Carbonide? Entrambi in carta, sì, abbiamo il patè di fegatino che è un piatto che va tanto, da quando è entrato in carta è sempre andato, anche chi non ama il fegato lo prende. L'anatra ce l'abbiamo, non la facciamo all'arancia, la facciamo diversamente con una salsa di cottura, però comunque sempre quella la materia prima è. L'abbiamo fatta all'arancia, ora per abbinarsi un po' di più al discorso di Toscana in Bocca, con un piatto un po' più legato alla tradizione toscana, per questo motivo principalmente. Ecco. E poi i nostri critici enogastronomici hanno fatto l'azzardo, ci hanno abbinato delle birre artigianali toscane, però. Non so se sia toscana questa è una... No, non è neanche fuori lista, è una Grand Cru ambrata. Molto beverina. Eccoci, colpo di scena alla Toscana in Bocca, la birra è internazionale. Senti, da uno a quattro, quanti cappelli gli diamo ai piatti del Carbonide? Assolutamente quattro. Assolutamente, per quanto riguarda l'anatra, quattro. Senti, siamo arrivati al momento della votazione. Da 1 a 4 quanti cappelli gli diamo a Alessandro e al Carbonide? Io esagero sempre, 4. Grazie. Niente, allora Alessandro, non c'è nulla da fare. Fino a domenica continueremo a provare anche i tuoi piatti. Grazie, mi fa piacere. Grazie Alessandro, grazie ai nostri critici che ritroveremo per commentare altri piatti. Dalla Toscana in Bocca per il momento è tutto.